Abbassare le gambe e cercare di aumentare la pressione difensiva. Taylor pensa al tiro, cambia idea, la penetrazione di Mbaye che si appoggia al tabellone. E adesso c'è Kravic su Jefferson che lo attacca dal palleggio. Potenziale gioco da tre punti, tutti ai piedi di Jefferson. Allontana il blocco di Kravic, ora lo richiama a sé. Lakes si stampa su quel blocco. Potenziale gioco da tre punti, neanche senza proprio rinunciare a difendere, ecco. Carr che ora attacca Panther, lo lascia alle spalle, si appoggia al tabellone. Bella risposta. Intervento di Paiola discutibile e fa discutere molto sulle tribune. Poi la tripla di Kwonu, scontro durissimo. È un momento straordinario di grande entusiasmo e invece la Virtus, perché ha un po'... Wow. Spettacolo. Ribalta da Carr, rischia qualcosina, poi la tripla frontale di Davis sulla sirena dei 24. È una scelta che ci sta dal punto di vista difensivo. E sul contropiede Moreira, nonostante il fallo di La Torre. Il rimbalzo è di Davis, Gaines accelera, Kwonu in ritardo. Arrivano due punti, forse tre. È tornato Martin sul parquet, aspetta l'uscita di Aradori che ha margine, inseguito da Blakes, in ritardo anche Davis. E Mbaye lo punisce di nuovo. Mbaye non guarda neanche il canestro. Cerca Panther che attacca ancora l'area, potenziale gioco da tre. Poi si ferma per portare il blocco, riceve il pallone, si apre, tira, segna da tre. Lo avete rivisto anche da casa. Panther! Non ci credo, 21 nel quarto periodo. Pallone recuperato da Blakes. Ora il blocco di Jefferson, palleggio, arresto, tiro, canestro, più 5 Cantù. 9 su 9 dalla lunetta, sbaglia il secondo, tocco di Jefferson, ci prova Mbaye, che ha anche un po' troppa fretta, vince Cantù, 96 a 94.